Vediamo se mi ricordo come si fa, ok? Vediamo un po'. Ok, 4 di fiori che con un giro di mano potrebbe diventare una donna, ma con un flicker può ritornare 4 di fiori. Beh, mi ricordo come si fa, non so se sono stato pulito, ma vi do il benvenuto in questo super nuovo tutorial. Anche quest'oggi, ragazzi, vi vado ad insegnare un gioco di magia davvero potente, facile da fare con un mazzo di carte. Quindi anche i più, diciamo, inesperti, quelli che non sono esperti, insomma, si chiamano inesperti, giusto? Sì, i principianti, insomma, lo possono imparare. Prendete un mazzo di carte e andiamo ad imparare subito questo gioco di magia. Bene, ragazzi, benvenuti alla performance del gioco di magia che dopo andrete ad imparare, ok? Adesso mescoliamo un po' il mazzo e faremo scegliere una carta allo spettatore, come sempre, come da routine. Dimmi stop. Federico, dimmi stop. Sì. Qui? Ah, una prima. Questa. No, due dopo, hai cambiato, mi metti in difficoltà, Questa. Questa ti va bene. Ok. Guarda, ricordala. Ce l'hai. Perfetto. Ok. Guarda, ricordala, ok? Mi raccomando, ok? Ce l'hai. Adesso faremo una cosa del genere, ok? La tua carta andremo a lasciare circa... Questo è un gioco da fare anche in Street Magic, Circa a metà. Sì? E la si spinge. Ma io solamente così, nel passare la mano e soffiare, faccio tornare tutte le carte di faccia, tutte tranne una circa nel centro, che potrebbe essere esattamente la tua carta. Se sono stato sporco, non voglio commenti ed insulti negativi. Lo so, mi è venuto stra difficile fare questo gioco per video, però dal vivo frega sempre chiunque ed è una roba allucinante. Vi spiego tutti i dettagli nel tutorial di oggi. Bene, ragazzi, benvenuti alla spiegazione di magia del gioco che avete appena visto. Allora, come avrò detto nella performance, purtroppo, scusate ragazzi, si è letteralmente visto il movimento che dovevo fare, ok? Ma è veramente difficile fare questo gioco qua, renderlo bene in videocamera, ok? Dovevo invitare uno spettatore, farlo a lui e farvi anche a voi vedere il movimento, ma fidatevi che lui non se ne sarebbe accorto. Allora, quello che è da fare è veramente semplice, raga, cioè è un tutorial veramente che durerà sta spiegazione, penso, 5 secondi. L'unica cosa da fare è preparare una carta che andrà girata, ovviamente, di faccia sotto il mazzo. Quindi tutte le carte saranno di dorso, tranne l'ultima di faccia. Questa cosa qua c'è a chi piace partire direttamente con la carta così, però c'è a chi non vuole partire sporco, quindi la tiene tutto il mazzo normale. Mescola e la prepara dopo, ok? E voi avete già capito che io qua l'ho già girata, ok? Facendo il solito movimento, ok? Questo qua mi piace tantissimo farlo anche dal vivo, raga, perché io sono veramente veloce con questo movimento qua e nessuno me lo vede. Se no, come potete girare l'ultima carta? Beh, semplicemente andate a mescolare le carte, ok? Una volta che avete mescolato le carte, dite ok, vai a prendere una così, e nel mentre la guarda potete tranquillamente prendere la prima carta con queste dita qua e spostarla giù così, ok? Quindi quello che ho fatto è con queste dita qui, prendere qua e portarla sotto così. Ma sono cose tanto tecnicose che, raga, quando siete dal vivo, cioè mentre lui guarda la carta, potete tranquillamente prenderla prima, girarla davanti a lui e metterla sotto che lui non lo vede. Poi se la fate firmare potete anche prendere un cappuccino. Quindi veramente non preoccupatevi, fatelo in pubblico. Per chi si esibisce in pubblico, ragazzi, fidatevi che... cioè, chi si esibisce in pubblico e fa magia in pubblico mi sa dire che è impossibile che lo spettatore nota una cosa del genere, a meno che veramente voi state là a dire guarda, qua c'è un mazzo, qua c'è una carta, io faccio così, mettila dove vuoi. Perché questo è il primo step, raga. Il secondo step è da questa preparazione che ci facciamo o prima o dopo, a seconda di quello che ci piace fare, a seconda del carattere della persona, bisogna girare il mazzo, ok? Quindi ricordarsi ovviamente di dov'è il mazzo di dorso e girarlo. Perché una volta che sarà stata scelta una carta, come per esempio l'asso di picche, si gira il mazzo, l'asso di picche viene inserito in mezzo, viene fatto il movimento e tutte le carte tornano di faccia, tranne la carta scelta. Questo come viene fatto? Questo viene dopo aver fatto mettere
la carta scelta in mezzo, così, quello che mi piace fare è sia il Red Naze, che è molto magico, ok, sia il Red Naze, che questo. Questo è molto molto veloce. E siete puliti, perché con Red Naze ho preso l'asso, sì. Con Red Naze non siete puliti. Dovete fare questo, mostrare la carta scelta, farla vedere e poi in seguito andare a prendere l'ultimo e fare così. Quindi non siete puliti. Facendo invece questo, siete pulitissimi. O semplicemente questo. Passate la mano, ok, e tutte le carte tornano di faccia. Tutte tranne una. Quello che ho fatto è passare tipo pennello e una volta, quando siete pronti, fate la tecnica. La carta è qui. Ok? Fate così e la portate sotto. Voilà. Quindi è una vostra scelta. Quindi semplicemente quello da allenare non è tanto la principale mossa, perché per chi vuole parte direttamente così, ma è il distrarre lo spettatore. Ma tranquilli che appena lui guarda la carta, lui è impegnato lì. Voi potete fare questo. Questa qua è una tecnica per girare il mazzo molto veloce. Che praticamente con il mignolo, cioè fate tipo un terzo dito sotto il mazzo, fate questo, gli date una spinta e girate il mazzo. All'inizio vi partiranno carte, io ancora adesso lo faccio abbastanza terribile, però a volte mi viene bene, ok? E lo faccio per tipo quando devo dire, ok, vado a prendere questa carta e poi cerchiamo di vedere dove è un'altra. Cioè lo faccio anche proprio nel mentre spiego le cose, no? Per essere più veloce. Quindi praticamente partite così, fate scegliere una carta, ricapitolo per l'ultima volta. Girate il mazzo, vedete, adesso non mi è arrivato, girate, mettete, fate la mossa e rivelate. C'è chi piace essere più magico, però dopo siete sporchi, c'è chi piace essere più visuale ed essere pulito, quindi è a vostro discapito. Bene ragazzi, questo era il tutorial di oggi, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere come sempre attraverso like, commenti, condivisioni, boh oddio non so se tanti di voi condividono i miei video, ma insomma fate quello che volete, basta che non vi disiscrivete, è uno scioglilingua, ok? Dovete solamente attivare la campanella per non perdervi i prossimi video, andarmi a seguire su Telegram perché faccio degli spoiler assurdi, andarmi a seguire su Facebook, che sì, carico anche le robe su Facebook, ma forse è un social un pochino troppo da persone da boomer, ok, quindi a persone vecchie, anziane, come i miei genitori, che non hanno neanche Facebook, tra l'altro mio papà non c'ha neanche i social. Detto questo, raga, vi voglio bene, vi mando un bacio ed un abbraccio e noi ci vediamo in un prossimo e fantastico video. Ci tengo a precisare che se questo tutorial l'ho fatto un po' di schifo nella performance è che mi è stato veramente difficile presentarvi un gioco in cui vi faccio vedere un mazzo che non vi posso nemmeno far vedere la faccia perché c'è una carta girata. Quindi io devo fare solamente questo. Benvenuti in una performance in cui vi faccio vedere che vi faccio scegliere la carta e io come giro questo. Cioè, comunque, dal vivo, fidatevi ragazzi che nel mentre lo spettatore c'ha la carta, questo l'avrò detto anche nel tutorial, si gira il mazzo e si può anche prendere un caffè, ok? Perché nel mentre fate firmare anche la carta, io di solito quello che faccio dal vivo, ma l'avrò detto nel tutorial, è un tap in the deck, ok? Quindi ho un flip deck, questo non è tap in the deck. Comunque è un flip. Velocissimo. E quando abbiamo tutte le carte di dorso, facciamo scegliere, io giro il mazzo, velocemente, tac, la reinserisco, boom. E la carta è l'unica di dorso, ok? Quindi, insomma, non voglio commenti del tipo fai schifo, tagliati le mani, smetti di far magia. Lo so, raga, questo tutorial comunque l'ho voluto insegnare perché è comunque bello, però allo stesso tempo è veramente difficile da fare da video, secondo me. Però, insomma, ho provato a fare di meglio. Del mio meglio, scusate. Devo andare perché sono troppo stanco. Raga, ci vediamo in un prossimo fantastico video. Ciao!